49esima edizione del Vinitaly di quest'anno c'è una novità ed è lo stand del Gall Leader Teramano all'interno del padiglione del Sol. Presidente Matone, come mai questa iniziativa e come mai l'idea di mettere per la prima volta un vostro stand qui al Sol, al Vinitaly? Lo abbiamo fatto perché il Vinitaly ormai ha accertato che è la manifestazione più visitata d'Italia nel settore del vino, dell'olio e dei prodotti di qualità. Noi abbiamo fatto un investimento importante perché riteniamo che nella provincia di Teramo ormai ci sono delle aziende di eccellenza che meritavano di presentarsi in questa manifestazione per poter far conoscere il loro prodotto. Speriamo che la nostra iniziativa possa dare un contributo a migliorare la qualità e la capacità di vendita delle nostre piccole aziende della provincia di Teramo. Ecco Presidente, la caratteristica di questo stand sta nel fatto che si trovano vari prodotti, non ce n'è uno solo, no? Qui abbiamo l'olio che abbiamo anche dall'altra parte, poi c'è il tartufo. Formaggi, tartufo, funghi. Le migliori eccellenze che riusciamo noi a produrre nel nostro territorio e ritengo comunque che sono dei prodotti di alta qualità e in settori che sicuramente possono interessare il pubblico. C'è stato anche un olio che ha avuto una menzione particolare come quello dal sapore intenso. È un importante riconoscimento a un'azienda promossa da, di Torricella Sicura, poi, da ragazzi in un territorio non vocato, ed è la dimostrazione che gli italiani quando vogliono fare qualcosa sono capaci di farlo. È un segnale di speranza anche al femminile. Ad esempio questa è un'azienda del comune di Arsita, due ragazze che sicuramente sono un emblema, un'immagine positiva del nostro territorio. Qui ci sono dei dolci. Allora, vediamo che sono, dei biscotti e cioccolato, cos'è quello? Sono tatù, biscotti di cioccolato fondente, mandorle e miele, i cantuccini perle del Gran Sasso li abbiamo chiamati, gli uccelletti al vino bianco e biscotti e cereali. Ecco Presidente, abbiamo visto insomma che non solo olio, vino, ma anche dolci. E poi qui c'è la novità perché ci sono i ragazzi dell'alberghiero. È una novità che vogliamo comunque anche far conoscere perché è un istituto che sicuramente può dare un contributo importante per migliorare la qualità della ristorazione della nostra provincia, dove noi comunque siamo una provincia di eccellenza perché la cucina teramana è indiscutibilmente una cucina di eccellenza. L'unica cosa che mancava forse la voglia, la capacità di trasmetterla anche in posti lontani. Noi ci stiamo provando. Ecco, avete avuto questa brillante idea e poi l'allestimento, allora, diciamo subito che qui costa molto partecipare al Vinitaly, soprattutto avere uno spazio così grande. Beh, sì, noi abbiamo voluto occupare uno spazio importante, soprattutto lo abbiamo voluto allestire dando l'idea della qualità. Anche nello stile ci dobbiamo distinguere noi italiani perché lo stile insieme all'enogastronomia sicuramente fanno la differenza. L'idea buona, a mio giudizio, poi non so se è la stessa che ha avuto lei, è quella di inserire questo stand all'interno del Sol, quindi di non caratterizzarlo molto dal punto di vista territoriale mettendolo all'interno di un padiglione dedicato ad una regione, ma in una zona dove c'è tutta Italia. Sì, per me è una lieta sorpresa perché come dicevamo all'inizio il Gall è la prima volta che partecipa a questa manifestazione, però devo riconoscere che questo spazio del Sol è uno spazio molto visitato, è una situazione positiva perché in un certo senso
e l'Italia anche più piccola che qui emerge. E diamo l'idea che molti italiani, soprattutto giovani, hanno voglia di inventiva, voglia di fare, ed è un segnale di grossa speranza in questo momento di grande difficoltà. E non è un caso, adesso ci avviciniamo all'altra parte dello stand, che avete ricevuto la visita non solo dell'assessore regionale all'agricoltura Dino Pepe, ma è venuto anche il presidente del consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio a visitare questa zona, e ne è rimasto soddisfatto, cioè era abbastanza entusiasta di questo. Non è che ci possiamo complimentare da soli, noi ce l'abbiamo messa tutta, speriamo di aver fatto un qualcosa di positivo, abbiamo impegnato risorse importanti, siamo soddisfatti perché le risorse vanno impegnate per promuovere il territorio e a favore dei produttori, noi non impegniamo le risorse in iniziative inutili, ma vogliamo farlo cercando appunto di rispettare la nostra mission, che è quella di valorizzare le aree più povere dell'Europa. Allora, abbiamo visto i dolci, abbiamo visto l'olio, abbiamo visto che qui stanno preparando dei crostini, però c'è un prodotto che a me piacerebbe far vedere, perché abbiamo in quella zona il tartufo delle nostre zone. Ma il tartufo, questo sconosciuto delle nostre zone. Sì, perché tutti pensano al bianco d'alba, al tartufo poi nero, quello dell'Umbria, invece. Invece questo tartufo che oggi si vende come tartufo d'alba, tartufo di Acqualagna, spesse volte è il nostro tartufo. Noi ne abbiamo una quantità importante e di ottima qualità. Purtroppo ancora non siamo capaci di commercializzarlo e questa impresa che oggi qui è presente sicuramente è un'occasione che ha un'opportunità per cercare di promuovere al meglio questo prodotto, che sicuramente, anche perché è un prodotto molto costoso, sicuramente può creare delle occasioni di lavoro in questo momento di notevole crisi per diversi giovani, perché poi dobbiamo anche dire che qui ci vogliono i giovani che vanno nei boschi a saper trovare il tartufo, e quindi ci vogliono gambe agili, giovani, e sicuramente noi ne abbiamo. Allora vediamo un po' se riusciamo ad aprirne, a prendere uno. Non possiamo farvi sentire il profumo, però insomma, eccolo qua, questo è il tartufo del Teramano, guardate questo. Sì, questo è un tartufo estivo. Sì, profumo eccezionale. Anche essendo un tartufo estivo che diciamo è quello di qualità siamo interiore. Siamo all'inizio stagione. Adesso. Siamo all'inizio stagione e vedete che profumo, è l'idea di quello che noi possiamo esprimere nel nostro territorio, veramente un prodotto di eccellenza assoluta. Torniamo allora indietro, torniamo da dove siamo partiti, ci sono i ragazzi qui di Popparozzi. Noi prepariamo delle piccole degustazioni per far vedere ai consumatori che cosa siamo capaci di fare. Ecco Presidente, l'obiettivo qual è? Quanti visitatori avete avuto in questi giorni? Quanti ve ne aspettavate? Siete soddisfatti? Io direi di sì, essendo la prima manifestazione e quindi siamo un po' sconosciuti, però da ieri la fiera è chiaro che si deve ancora sviluppare perché dura 4 giorni. Oggi... Lei prima mi diceva che avete provato a mettere qualcosa ieri, è sì. Andata a ruba. Sì, questo è un segnale positivo perché c'era un assalto alla degustazione dei nostri prodotti. Noi siamo piccoli e un po' sconosciuti, siamo qui appunto per accrescere l'immagine e il valore aggiunto della nostra provincia. L'esperienza è positiva, tornerete il prossimo anno? Noi vogliamo tornare, speriamo che la regione ce lo consente, perché questa programmazione quest'anno finisce, deve iniziare la nuova e i tempi tecnici dell'avvio della nuova programmazione. Però il fatto che sia venuto lo stesso Di Pangrazio qui a visitarmi, fa ben sperare. No, questo assessorato sta dando un impulso importante allo sviluppo dell'agricoltura nella regione Abruzzo. Ha presentato già da diversi mesi il nuovo piano a Bruxelles
quindi è un segnale forte di capacità progettuale. Speriamo che adesso l'Unione Europea approvi velocemente il piano. E così poi si può stare tutti un po' più tranquilli anche in un momento di difficoltà come questo. Certamente, perché la Regione Abruzzo ha nell'assessorato all'agricoltura il settore che ha maggiori risorse, oltre 400 milioni di euro da spendere nei prossimi 6 anni, e quindi è quella la bomba di fuoco che noi possiamo utilizzare per creare uno sviluppo armonioso, direi, della Regione Abruzzo, perché queste risorse sono destinate soprattutto alle aree interne e oggi far continuare in queste zone ad avere delle imprese, dei giovani, è anche un presidio per tutelare sotto l'aspetto ambientale questa regione molto fragile, perché l'agricoltura noi la dobbiamo guardare in un contesto più vasto oltre che a quello di produrre dei beni per l'alimentazione umana, ma il presidio del territorio oggi è fondamentale per salvaguardare il territorio della Regione Abruzzo. Il GAL, dopo il Vinitaly, che cosa ha organizzato, cosa ha in programma di organizzare? Noi abbiamo già programmato. Il GAL leader teramano. Sì, sì, noi abbiamo già programmato le iniziative dei prossimi mesi, perché in autunno bisogna chiudere la progettazione, e quindi abbiamo in programma la ripetizione di manifestazioni fatte su un cartello promozionale che divulgheremo già dai prossimi giorni, che ha suscitato molto interesse, e servono queste manifestazioni, mi permetto di dire, di elevata qualità, sempre collegati alla valorizzazione dei prodotti tipici, per far venire turisti nella nostra regione non solo per un giorno, ma per vivere un viaggio anche di 2 o 3 giorni, dove si può vivere l'ambiente, la ristorazione, i prodotti tipici. Bene, allora diciamo che possiamo chiudere qui questa esperienza sicuramente positiva. Adesso assaggeremo un po' qualcosa qui, per noi i prodotti del teramano li conosciamo, però insomma ci rinfreschiamo. Ah, una rivisitazione non è mai male. Ci rinfreschiamo la memoria, Presidente. Grazie, grazie e complimenti. Grazie. Assessore, non solo vino al Vinitaly, ma anche olio, e qui siamo nel Padiglione del Sol, ma anche il GAL leader teramano, che ha un suo stand, forse uno dei più grandi, qui per promuovere i prodotti del territorio. Un'iniziativa assolutamente brillante del GAL teramano, che ha voluto essere presente a Verona 2015 con un proprio stand con oltre 11 espositori del teramano. I GAL sono gruppi di azione locali legati alla programmazione del piano di sviluppo rurale, sono strumenti di promozione del nostro territorio e dei nostri prodotti tipici. Abbiamo realtà assolutamente importanti, quest'anno premiate, pluripremiate a Verona 2015. Non solo vino, non solo olio, ma anche prodotti tipici, e quest'anno l'Abruzzo assolutamente protagonista in questo contesto. Ecco, è anche l'occasione per fare esperienza per alcuni ragazzi, quelli che sono alle sue spalle, che sono dell'Istituto Alberghiero di Popparozzi di Teramo, dunque la possibilità di venire qui e fare qualcosa. Noi dobbiamo creare una filiera assolutamente virtuosa nel sistema agroalimentare abruzzese. Ovviamente le scuole rappresentano una parte importantissima. Tanti ragazzi si avvicinano all'agroalimentare, si iscrivono agli istituti tecnici agrari, all'alberghiero. Una serie di investimenti culturali su questo settore, la regione sarà vicino loro, costituiremo una serie di rapporti positivi, tra i quali gli agri-stage all'interno degli uffici regionali.